Buongiorno amici della Cucina per Tutti, bentornati ad un nuovo appuntamento. Innanzitutto volevo ringraziarvi per come state sostenendo sia la mia pagina Instagram che il mio canale YouTube. Continuiamo sempre così a lasciare like e a iscriverci al canale. Oggi realizziamo insieme, andiamo quindi a cucinare insieme come stiamo facendo proprio ultimamente, uno spezzatino con patate, un piatto molto buono proprio in questo periodo. Quindi, curiosi di vedere quali sono gli ingredienti? Bene, io sono Chef Fabio, i fornelli ci aspettano, quindi mettiamoci al lavoro. Allora, con questi ingredienti possono mangiare due persone. Ve li vado ad elencare. Abbiamo bisogno di 350 grammi, in questo caso di bovino adulto, carne di bovino adulto. Potete utilizzare anche il vitello. La ricetta io però oggi la faccio così. 200 grammi di polpa finissima. È finissima, ma vi lascia anche la possibilità di rendere rustico il piatto. Circa 400 grammi di brodo caldo ci servirà. Tre patate per un peso circa di 220 grammi, una noce di burro, olio, pepe. Io utilizzo per la sfumata mezzo bicchiere o una tazzina di vino rosato. Abbiamo bisogno poi di un rametto di rosmarino, una foglia di alloro, mezza cipolla, una carota e una costa di sedano. Vediamo come comporre il piatto. Ho già lavato la carota e il sedano. Ora con un pelapatate, che così mi facilita il lavoro, comincio a togliere tutta la buccia. Faccio la stessa cosa anche con il sedano al fine di tirare via tutti questi fili che non sono buoni sicuramente da mangiare. Vedete, molto semplice. Bene, abbiamo tolto quindi tutta la buccia che non ci serve dalla carota e dal sedano. Ora noi andiamo a tagliare a tocchi grossi, per renderla più rustica, per rendere più rustico questo spezzatino. Vedete? Andiamo a mettere da parte in un piatto e facciamo la stessa cosa con la carota. Vedete, questa è più o meno la grandezza che dovete ottenere. Puliamo anche la cipolla e la tagliamo anch'essa abbastanza grossa. Potete decidere se lasciarla più ad anelli oppure tagliarla a tocchetti. Ok, dopo aver fatto sedano, carote e cipolla, vogliamo fare la stessa cosa anche con le patate, ovviamente. Quindi andiamo a togliergli la buccia e poi la taglieremo a tocchetti anch'esse abbastanza grossi. Ok, anche le patate sono pulite e ora le andiamo a tagliare. Non fate pezzi veramente piccoli, tenetele un po' grosse, più o meno così, eh. Quindi abbiamo pulito le patate, pulito tutte quante le verdure. Ora, dopo aver preparato tutti gli ingredienti, andiamo a vedere come assemblare il piatto. Allora, io utilizzo il coccio a cottura lenta, lo spezzatino viene davvero morbido e buono. Quindi accendo il fuoco, metto dell'olio, del burro, vedete? Quando si è sciolto il burro e l'olio è abbastanza caldo, non ci andiamo a inserire la verdura, ma inseriamo direttamente la carne. Ok, il burro e l'olio sono caldi, andiamo a mettere la carne, gli facciamo fare una bella rosolatura e una bella crosticina e successivamente andiamo ad inserire le verdure. Ecco, sentite l'apoteosi del rumore, sentite che bel suono questo soffritto, ragazzi, mi viene voglia di mangiarlo così. Poi il burro veramente conferisce un ottimo sapore alla carne e poi a tutto il piatto anche nel finale. Sono passati circa 6-7 minuti da quando abbiamo messo la carne nel coccio, io vado ad insaporirla con un po' di pepe e successivamente vado a sfumarla con il vino rosato. Dopo aver lasciato un minuto il pepe a insaporire la carne, andiamo a inserire il nostro vino rosato, così gli facciamo prendere il sapore. Lasciamo evaporare l'alcol.
e successivamente andiamo a inserire la verdura. La carne è andata per circa un quarto d'ora da quando l'abbiamo inserita nel coccio. Ora andiamo a mettere tutta quanta la verdura. Mescoliamo un po', così la facciamo insaporire per bene. Lasciamo andare così con la verdura per circa 10 minuti e poi mettiamo il pomodoro. Perfetto, andiamo a inserire il pomodoro. Diamo una bella mescolata. Quindi mettiamo un bel mestolo di brodo dopo aver messo il pomodoro nella carne. Poi prendiamo la nostra foglia di alloro, la mettiamo dentro. Il rosmarino invece gli andiamo a togliere gli aghi in questo modo e gli andiamo a inserire nel coccio. Lasciamo cuocere così per circa 30 minuti. Allora, sono passati in realtà 20 minuti. Io cosa faccio? Prendo un po' di brodo ancora e dentro gli vado a mettere anche le patate. Perché le abbiamo messe ora le patate? Perché a me non piacciono troppo molli all'interno dello spezzatino, mi piacciono che rimangano un po' tese. Quindi le metto a, diciamo, 2/3 della cottura, tanto per intenderci. Io abbasso il fuoco e vado a coprire. Cottura lenta, 40 minuti così. Allora, una cosa che non vi ho detto prima è che non c'è bisogno di inserire ulteriore sale. Perché? Perché il brodo è già salato di suo. Però se vi accorgete che manca del sale, mettetelo, non fate sicuramente un danno. Questa è un po' la situazione dopo circa 40 minuti di cottura. Vedete, l'acqua non è evaporata molto, a noi ci serve un sugo bello ristretto, quindi lasciamo cuocere ancora mezz'ora. Bene, sono passati 30 minuti, vado a spegnere il fuoco e lascio riposare per 2 o 3 minuti prima di impiattare. Andiamo quindi a comporre il piatto. Mettiamo un po' d'olio intorno, del pepe e mettiamo una porzione generosa di carne. Come ultimo tocco, un po' di rosmarino. Il piatto, ragazzi, è pronto. Questo era il momento che aspettavo da ore, ovvero la prova dell'assaggio. Andiamo a vedere com'è venuto questo spezzatino. Secondo me è buonissimo, per l'odore vi dico che parla da solo. Allora, togliamo il rosmarino, andiamo ad assaggiare prima di tutto la carne. Facciamo anzi prima il taglio, così vediamo se la carne è venuta morbida. Ecco, guarda, senza il coltello la carne si sfilaccia da sola, quindi è venuta buonissima. L'assaggiamo, davvero ottima. Come vedete le patate sono rimaste intere, non si sono squagliate. Sentiamo come sono. Perfette. Allora, il piatto è molto buono. Fatemi sapere come vi è venuto. Intanto mando giù il boccone. Iscrivetevi al canale, lasciate un like, commentate se la ricetta vi è piaciuta, seguitemi sempre sulla mia pagina Instagram e ci vediamo la prossima volta. Dalla cucina per tutti, buona giornata. Ciao ragazzi, mi vado a finire questo ottimo spezzatino. Non vedo l'ora.